Salve a tutti ragazzi, qui è Joseph Gamer e benvenuti in questo nuovo video di Call of Duty Black Ops 3. Iniziamo una nuova serie per quanto riguarda il multiplayer, visto che di recente vi ho chiesto appunto di consigliarmi delle armi da utilizzare per una nuova serie, chiamata infatti la classe dell'iscritto. In questo tipo di video, amici miei, utilizzerò le classi consigliate da voi e proprio oggi ci andiamo a scegliere questa qui, consigliata proprio da qualcuno di voi. Ogni volta lascerò sempre, almeno quando posso, il commento della persona in video, in modo tale che potete constatare voi quello che mi ha consigliato. Utilizzerò appunto il VMP, quest'arma secondaria, l'RK5, che la utilizzerò per la prima volta, e poi mi ha detto di utilizzare antischegge e maschera tattica. Poi non ricordo le altre specialità, però comunque siamo prontissimi al VMP. Ho messo il mirino reflex e l'estrazione rapida. Per il mirino non sono tanto convinto, quindi nelle due partite che andremo a fare lo metterò una sola volta. Quindi per ora, ragazzi, lo rimuovo e quindi direi di iniziare subito con una partita. Ed ecco che siamo pronti, ragazzi, stiamo per iniziare. Mi raccomando, ho un bel po' di cose da dirvi in questo video. In primo luogo che, essendo un nuovo episodio di questa serie, vorrei davvero tanto supporto da parte vostra. Vi può piacere una serie di questo genere sul mio canale? Mi raccomando, lasciate un like oppure scrivetemelo nei commenti se l'idea può piacervi, perché ci tengo davvero tantissimo. Devo capire appunto se una serie di questo genere è di vostro gradimento. Inoltre, se volete appunto che io ci faccia altri episodi, consigliatemi nei commenti quale classe utilizzare. Appunto, la prima è stata consigliata da un ragazzo e vi ringrazio davvero tantissimo, perché non è stato solo un ragazzo, ma circa 150 persone mi hanno consigliato una classe da utilizzare. Per cui ogni volta, mi raccomando, riscrivete sempre la classe che volete che utilizzi, ricordandovi comunque che io non posso sempre sceglierle tutte, perché non ho sbloccato tutti gli accessori di tutte le armi. Quindi mi ci vuole un bel po' per sbloccare alcune cosucce. Ad ogni modo, l'idea mi sembra parecchio carina, non è nulla di nuovo che nessuno ha mai fatto, però comunque è qualcosa di simpatico, anche perché mi consigliate voi appunto cosa fare e mi sembra una bella idea. Allora, cerchiamo di stare parecchio attenti. Ritorniamo finalmente proprio nell'azione di gioco dopo un bel po' di chiacchiere che ho ritenuto però opportune. Ho fatto un assist. Mamma mia, ragazzi, quest'arma però ha un rinculo davvero troppo potente. Vediamo se riesco a beccarlo, vai. Credo di essere a 3 di fila, anche se lì ho visto qualcuno. 4 di fila, mamma mia, ragazzi. E pensare che non ho poi così tante cosucce aggiunte qua. Devo stare attento perché sta per arrivare qualcuno, eh. Almeno apparentemente c'era qualcuno lì all'esterno. Vediamo. Allora, qualcuno sta per morire là, probabilmente. E infatti, guardate quanti ce ne stanno! Ne erano due e ce n'era anche un altro nascosto dietro la pietra. Non so se avete notato, tra l'altro ho messo anche la facecam in maniera un po' diversa rispetto al solito. Non è proprio puntata verso di me, ma un po' più laterale. Ragazzi, ho preferito fare così perché sto utilizzando in questo caso, solo che vorrei spostarmi. Come dicevo, sto utilizzando la videocamera. Io di solito utilizzo la porca miseriaccia. Mamma mia, no, non ce l'ho fatta. 8-5, ragazzi, sono in primi in classifica. Utilizzo la videocamera ora e non più la webcam. È solo una prova questa. Nel primo episodio volevo provare a fare così. Vediamo quello che ne esce. Ho lanciato questa. Non serve a nulla, purtroppo. Non so, raga, dove diavolo sono sti nemici. Vediamo se riesco a trovarli. Ti ho visto. Porca miseria, raga, ne erano due. Ho fatto un assist, ma non è stato abbastanza. Come specialità ho come cavolo si chiama? Lo sparrow, lì, l'arciere, mettiamola così. Mi piace parecchio, soprattutto perché quando posso faccio un bel po' di kill, anche se non sempre. Dipende anche un po' dalle occasioni, però solitamente ne faccio. Porca miseria, c'era qualcuno alle spalle. Da dove? Non mi sembra ci sia qualcuno qui. Vediamo, vediamo. Lo so che ci sei. Beccato. E ce n'erano due. Sono esploso. Com'è possibile che io sia esploso? 11-7. Dai, ragazzi, che siamo in positivo. Considerando che una classe consigliata da voi e che non ho mai utilizzato poi più di tanto, direi che può andare bene, almeno per l'inizio. T'ho visto. T'ho visto. Vediamo se rimane fermo. Ucciso, sì. Quest'arma, ragazzi, in lontananza non becca proprio nessuno. Gli devi essere a 1 centimetro di distanza. Vai così. VMP livello 6. Ragazzi, come arma non è per nulla male, eh. Questa mi è stata consigliata davvero tante volte, anche in generale nei commenti proprio.
E quindi ho detto, ma sì, come primo episodio utilizziamola. E sembra, appunto, poter lavorare bene. T'ho visto. Bene, bene, bene. Eccoli che arrivano, ne sono sicuro. Venite. Lo sapevo che c'era! Lo sapevo che c'era! Ho cambiato arma nel momento meno opportuno. Più che altro volevo ricaricare, perché purtroppo quest'arma ha un reattivo molto alto, quindi finisce subito i proiettili. E io mi metto a fare ste cavolate e mi metto in difficoltà da solo. Allora, qua dentro non c'è nessuno, incredibile. C'è gente per alle spalle. Ucciso, via da qui. Porca miseria, ragazzi, lo so che arriva. Lo sapevo. No, mi ha fatto un altro alle spalle, non ci credo. 15-9, dai ragazzi, stiamo andando bene. Molto molto strano, però stiamo andando bene. Ragazzi, ad essere sincero, erano più i giochi precedenti che mi stavano un po' sulle scatole. Tipo, che ne so, vi parlo di... come cavolo si chiama? Call of Duty Ghosts. Porca miseria, questo mi uccide. Vediamo. No, ma c'è sempre il tizio lì affacciato. Poi Advanced Warfare mi è piaciuto all'inizio. Poi nel corso del tempo mi ci sono un po' annoiato. Invece con Black Ops 3 sembra che le cose stiano andando un po' diversamente. Anche se comunque... c'è da ammettere che il gioco è uscito relativamente da poco. Ti avevo visto. Ci hai provato a beccarmi, eh? Ricarica. Vai, vai, vai. Eccolo lì. Ma lui saltellava, la Super Mario. L'avevo visto, però. Vediamo. Rapporto 1.45. Non male. Sarebbe, ovviamente, meglio se... se avessi fatto dei punteggi migliori. Però chi troppo vuole nulla stringe. Ecco, infatti, vedi? Non appena uno parla, poi se ne deve pentire. Lo so che ci sei, lo so che ci sei. Mamma mia, ragazzi. Siamo saltati entrambi. Vai, doppia. Attenzione qui. Non so se ce ne sono altri. Mi metto nella catapecchia qui. Vediamo, c'è qualcuno in lontananza? Sbucherà, secondo voi? Non lo so, quindi mi annoio a stare fermo in un singolo posto. Vediamo, colpiamo là. Non so se beccherò qualcuno, sembra di no. Tolgo l'arco, ragazzi. L'arco in ambienti così stretti non è utile. Per cui preferisco non fare cazzate. Allora, voltiamoci, non c'è nessuno là. Suppongo che qualcuno ci sia, ma la partita si conclude qui. Il punteggio, come vedete, non è stato per nulla male, ma ora ce ne facciamo un'altra. Tra l'altro ho sbloccato anche il calcio per quest'arma, quindi finalmente ho maggiore precisione. Non sono convinto se mettere o meno il mirino, ragazzi. Sono molto sincero con voi. Facciamo così, per il momento non voglio metterlo. Ecco che stiamo per iniziare con la seconda partita. Ragazzi, la mappa è Fringe. Non so, non ho mai capito se questa mappa mi piace davvero oppure no. Cioè, molto figa perché qualche volta è capitato anche a me, pensate un po', di fare bei punteggi qui. Però magari potrebbe essere una mappa, ecco, come vedete, che ti mette parecchio in difficoltà se vuole. Ed è che t'ho beccato comunque. È riuscito a prendermi. Ah, ma erano in due. Ah, ragazzuoli, ecco perché. Vabbè, non è che sicuramente sarei riuscito a sconfiggere il tizio se ne fosse stato solo uno. Però due contro uno non è una grande idea. Vediamo, ragazzi, vediamo quello che riusciamo a fare. Allora, c'è qualcuno qui? Sembra di no. Stranamente sembra di no, perché qualcuno qui c'è appena morto. Quindi devo trovare appunto dei nemici che siano in zona. So che c'è qualcuno là. Ho lanciato una di queste, non è servito a nulla proprio, purtroppo. Allora, vediamo. L'hanno ucciso, l'hanno già ucciso. Ragazzi, i nemici dove stanno? Cioè, ci sono tutti ma non li vedo. Possibile che siano in altre zone della mappa? Oh, t'ho visto. Ecco qua. Finalmente l'arma, ora posso controllarla un attimino meglio, Sento degli spari in lontananza. Vai, vai, lanciati. Qualcuno è appena morto là. Solo che ho paura di lanciarmi. Dove diavolo è? Mamma mia, ragazzi, l'ho beccato comunque. Mi stava sparando, mi sono spostato di lato. Però ovviamente c'era il solito tizio che ti va a rompere le scatole quando sei in un conflitto a fuoco tra due persone. T'ho visto. Vai, ragazzi, vai, vai, salta. Eccolo lì un altro. Beccato, bene, bene. E poi eccolo là, t'ho visto anche a te. Nulla da fare. No, ragazzi, nulla. Dovevo forse mettere la pistolina, perché lui proprio con quella è riuscito a sconfiggermi. Porca miseria, devo stare attento. Allora, andiamo da questo lato. Devo vedere se ci sono nemici. Eh sì che ci sono nemici. Oh, finalmente. Vediamo un po' in giro. Aspetta, cambia arma. Porca miseriaccia. Che panico lì. Però ce l'ho fatta. No, mi hanno ucciso. 6-4, ragazzi. Anche stavolta siamo primi in classifica. Come primo episodio, non male, oserei dire. Anche se finché non finisce, meglio non proferir parola.
meglio non fare, ecco, come dicevo, frasi troppo affrettate. Ho cambiato tra l'altro anche la specialità. Boom! Ucciso, ho messo lo schianto gravitazionale almeno per ora. Come ha fatto ad uccidermi? Cioè, ragazzi, in volo mi ha colpito col fucile da cecchino. È stato davvero molto bravo quel tizio. Assist, ma come? Ho scaricato addosso un caricatore e poi mi dai l'assist, come ti permetti? Vediamo così se c'è qualcuno. Lo so che ci sei. T'ho visto, a meno che non sia morta. Eccola qui, uccisa. Mi sembrava una donna, perciò parlo di uccisa. Via da qua! Mi ha beccato comunque. Ragazzi, mi ero spostato nel momento proprio topico. E nulla da fare, invece. Mi ha preso. Guarda là quanta gente c'è. Preso, preso. Via da qui, però. C'è troppo bordello. La situazione è troppo calda, là. Vediamo se posso farmi il giro. Sì che posso farmi il giro. Guarda, ce ne sono ben due. Oh, beccati. Molto bene. Qualcuno è saltato in aria. Non so cosa diavolo sia successo. E noi ci facciamo il giro da questo lato. Questa è una zona molto molto calda, quindi dobbiamo stare parecchio attenti. Eccolo lì, un nemico. Aspetta che l'ho visto. Cos'è? C'era uno steso a terra! Perché? Perché faceva queste cose? Che poi volevo dire perché fa e poi facevi, li volevo mettere insieme nella stessa frase. O meglio, nella stessa parola. Una sorta di fusione. Vediamo qui se c'è qualcuno. Porca miseria, lo so che spunterà da questa porticina. Lo sapevo, t'ho visto. Aspetta, aspetta che lo becchiamo. Eccolo lì. Beccato, ragazzi, beccato. Allora, ricarica. E qualcuno spunta da qua, ne sono sicurissimo. Vabbè, talvolta posso anche sbagliarmi. Non è che posso andare sempre bene. Via, via, via. Ciao. No, ragazzi, teneva il fucile a pompa. È riuscito a distruggermi. Però siamo in positivo. Vorrei arrivare primo in classifica, però non credo che ci riusciremo. Ma ciao. Ho visto con la coda dell'occhio quello, raga. Vediamo, vediamo. Ne arrivano altri? Sembra di no. Quindi facciamoci il giro da quest'altro lato. Vediamo se ne becchiamo qualcuno. Dai, ragazzi, lo vedo. Sei mio. Bene, bene, bene. E ora saltiamo e distruggiamolo. Sistema trofi distrutto. Quindi non una persona. Bene, bene, via, via da qua. Porca miseriaccia. Allora, ricarichiamo. Abbiamo il tempo di farlo. Non so perché, ma ero andato un attimino nel panico. Ucciso, bene. Quanto siamo? 16-9. Dai, ragazzi, che stiamo andando benino, concentriamoci però. Non facciamoci prendere troppo dal panico. Dovrebbe esserci qualcuno in questa zona. E non solo qualcuno, un po' di persone. Ucciso. Allontaniamoci un po'. Vediamo chi c'è qui. E ragazzi, la partita finisce con un punteggio di 17-9. Oserei dire davvero non male, considerando che il VMP non è che io l'abbia usato tantissimo. E soprattutto sono felice di essere andato bene con una classe consigliata da voi. Ragazzi, spero che questa serie vi possa piacere. Mi raccomando, scrivetemi qui in basso nei commenti se volete anche nuovi episodi. Ricordate di iscrivervi se non l'avete fatto e seguitemi su Facebook, Instagram e sul mio secondo canale YouTube. Trovate tutti i link in descrizione. E alla prossima, ciao!